Buonasera, benvenuti sui canali dell'Alchimista TV, questo è Viaggiatore Spazio-Temporale e stasera partiamo per un viaggio verso un elemento molto caro a noi, che è un elemento che dà vita, un elemento principale per tutti, che è l'acqua. E lo facciamo con due carissimi ospiti che sono tornati a trovarci. Una è Gianna Tessaro, lei è una giornalista, saggista, ricercatrice che nel corso degli anni ha sviluppato e sperimentato il potere dei simboli, degli archetipi nei lavori di gruppo e anche negli incontri one-to-one, dando vita al metodo yoga simbolico. E poi è tornato anche Renato Poletto, lui è un musicista, ricercatore spirituale del suono, operatore e counselor olistico. Musicista interspecie umana vegetale, promotore e divulgatore della musica delle piante, di cui potete trovare i precedenti video di presentazione dei loro bellissimi libri. Trovate in particolare in Rock and Roll, la trasmissione La musica delle piante, che consiglio a tutti chi non l'ha vista ancora di andarla a vedere sul nostro canale. Stasera ci parleranno del loro libro Yantra Mandala d'acqua, che hanno fatto insieme a un altro autore che si chiama Andrea Marini, come per il precedente libro La musica delle piante. Buonasera. Buonasera. Buonasera Pier, buonasera. Grazie Buonasera a te, buonasera a tutti. Ben per tornati. questo invito, grazie per questo invito Pier. È Esatto. sempre un piacere anche perché insomma l'Alchimista TV sta divulgando davvero delle cose belle, non solo i nostri libri ma anche tantissime altre pubblicazioni. Quindi grazie, grazie, grazie per l'egregio lavoro che stai portando avanti. Grazie perché la scorsa puntata è stata molto interessante, ho imparato molte cose sulle piante, sul fatto che loro ci danno anche questa musica, della loro vibrazione, il fatto che sono esseri viventi con delle emozioni e questo è arricchente perché scopri delle cose del mondo che magari dai per scontato, invece ti fa capire un po' quanto la natura, quanto il mondo sia ricco di cose, sia ricco di vibrazioni importanti. E stasera credo che faremo la stessa cosa con l'acqua. Allora, io volevo inizialmente far vedere il libro che avete creato insieme, che potete trovare in tutte le migliori librerie, compresa la libreria Alchimista. E inizierei a affrontare l'argomento di perché Yantra mandala d'acqua. Non so chi vuole iniziare a raccontarci. Inizio io, inizio io. Colpa mia, Inizierei. colpa mia, grandissima colpa. Beh, il titolo è nato un po' da alcune riflessioni, perché quando ho visto i lavori che stava portando avanti Renato come ricercatore, e quindi tutta una serie di fotografie e anche di video sulla cimatica dell'acqua e quindi sull'acqua in movimento, in base alle frequenze, cioè suggestionata dalle frequenze sonore e intervallata anche da frequenze luminose. Questo mix tra suono, acqua e luce dà vita a delle forme, dà vita a delle forme. E quando ho visto queste forme, soprattutto le fotografie ma anche i video, beh, mi hanno colpito tantissimo perché subito mi sono sembrati dei mandala e quindi proprio assomigliavano a questi dipinti che tante volte si vedono di tradizione, ovviamente. Soprattutto buddista, che rappresentano il cosmo. E una volta che ho iniziato ad entrarci dentro, mi sembrava davvero delle cosmogonie. E allora da lì ho detto: beh, sembrano proprio dei mandala. Però poi, siccome questi mandala sono creati appunto da una frequenza, quindi da un suono, in realtà sono anche degli yantra, cioè gli yantra sono proprio la parte, diciamo, visibile,
di quello che è il mantra e quindi il suono, e quindi sono dei contenitori di suono, e allora li abbiamo chiamati così alla fine, perché sono dei contenitori di suono che rappresentano però anche dei mondi, perché ogni volta che tu ci entri dentro proprio una dimensione quasi non solo tridimensionale, io direi quasi in 5D, perché diventa proprio spirituale, diventa spirituale e va a lavorare su tutto il tuo sistema, su tutto il tuo sistema emozionale, la parte anche mentale e quindi anche spirituale, perché questi suoni, queste frequenze ovviamente vanno ad informare che cosa? Non solo l'acqua che Renato poi ha fotografato e filmato, ma ovviamente anche la nostra acqua interna, visto che siamo fatti per il 70% d'acqua come il nostro pianeta, siamo simili così, no, alla Terra per quanto riguarda le proporzioni, perché abbiamo un 30% solido e invece un 70% liquido. Quindi queste frequenze in realtà vanno a influenzare la nostra acqua, quindi quello che noi andiamo a vedere con gli occhi, quello che Renato produce con appunto questi esperimenti, si riproduce dentro di noi, dentro la nostra acqua interna, no? Riprendendo un pochino tutta quella serie di esperienze, esperimenti portati avanti ovviamente da Masaru Emoto, che è insomma penso lo scienziato più famoso per quanto riguarda le esperienze con l'acqua. Ecco, dopo Masaru Emoto secondo me c'è Renato Poletto. Grazie, grazie di questa abbinata. No dai, comunque il libro è nato così. Allora ascolta Pier, io ho un debito penso karmico con Renato, che secondo me ho incontrato in tante vite, e io ho visto che è stato anche un mio maestro tante tante vite fa, e allora in questa vita qua io ho detto gli devo qualcosa, e siccome Grazie. Lui ha delle cose bellissime però se le tiene tutte lì un pochino per sé, ho detto no, bisogna portarle fuori. Allora ho cominciato a scriverci su un po', insomma, su queste esperienze che lui ha portato avanti, gli abbiamo dato forma rispetto a quella che è un po', no, tutta la storia della cimatica dell'acqua, ma anche la storia di tutte quelle esperienze che vengono portate avanti in modo sempre più ovviamente scientifico sul potere delle vibrazioni ovviamente sulla materia, in particolar modo sull'acqua. Ecco, quindi un piccolo appunto su come è nato il libro e perché. Perché voglio tanto bene a Renato e perché secondo me fa un lavoro egregio e va condiviso, ecco, va portato nel mondo. Grazie. Io intanto faccio vedere ogni tanto le bellissime foto che mi ha fatto girare Renato, che fanno vedere il lavoro. Ma Renato, com'è? Allora, se vuoi dire anche la tua sulla nascita di questo libro, ti faccio comunque... Guarda, ha già detto tutto la Gianna, perché lei quando inizia è un vulcano e quindi bisogna lasciarla andare, perché quello che dice realmente è quello che è successo. Lei mi ha spinto perché, sai, io ho fatto i miei esperimenti, mi sono costruito un sistema proprio per far vibrare l'acqua, e quindi a quel punto lì mi divertivo a provare varie frequenze, perché poi vi spiego come funziona. E infatti, poi, volevo chiederti anche come avevi fatto queste bellissime foto. Ve lo spiego. Quindi la Gianna ha visto tutta quanta sta roba e ha detto: ma perché tenerla chiusa nel cassetto o solamente per pochi? E da lì è iniziato il tutto, insomma. Poi il resto ve l'ha raccontato lei in maniera perfetta. Allora, quell'immagine lì non sono altro che la vibrazione dell'acqua sottoposta a delle frequenze. Sono frequenze le più semplici che abbiamo, che possiamo ottenere, quindi sono degli armonici, vengono considerate, vengono scritti come hertz. Allora ci sono i 66 hertz, i 24 hertz, che quando si parla appunto per chi non è del settore, quando si parla di hertz o di armonici, vuol dire che c'è un solo suono che sta in questo caso qui facendo vibrare l'acqua. Queste che vedete a colori gialle, rosse, blu,
con i colori pieni, anche questa qua verde, non sono altro che la trasposizione in vibrazione dei suoni per armonizzare i chakra. Quindi abbiamo fatto nel nostro libro, abbiamo messo varie immagini per ogni chakra e su ogni uno di questi abbiamo messo 3 foto perché l'acqua non sta ferma e quindi continua a muoversi e abbiamo pensato di mettere 3 foto di 3 momenti in cui l'acqua esprimeva il meglio di sé. Poi ci sono delle altre foto invece con molti colori, allora quelli invece sono le proprie esperimenti di frequenze al di fuori del contesto. Ecco, per esempio, come questa, qui è una frequenza molto alta, siamo attorno ai 350 Hz, 400, e adesso non ricordo bene perché sei talmente preso quando fai queste immagini qui del cercare le frequenze, sperimentarle, che poi ti accorgi che non hai annotato nulla, allora torni indietro, inizi ad annotare e quindi a ricordarti che tipo di lavoro stavi facendo. In pratica, quello che avete visto finora, più sono complesse le immagini, più la frequenza è alta. Più l'immagine è semplice, vedete, attorno c'è acqua in questa che è ancora ferma, mentre l'interno è già partito, questo è uno scatto in evoluzione. L'interno è partito e dopo pochi microsecondi sarebbe partito anche l'esterno di questi due contenitori d'acqua, sono due contenitori. E come vi dicevo, più sono semplici, come quella che hai fatto vedere prima, che era sul violetto, sul fucsia, e quella là è proprio di pochissimi hertz, si parla di 7-8 hertz, mentre ce ne sono altre che hanno, si arriva ai 500-1000 hertz. Poi c'è un piccolo salto. L'acqua non riesce più a mostrare perché si entra come se si entrasse in un'altra dimensione, non riesce più a mostrare la sua vibrazione, quindi fino a un certo punto ci arriviamo, dopodiché ci vuole qualcosa di più denso. È come non so, che se ci fosse una differenza fra la parte animica e la parte fisica dell'acqua. Ecco, insomma, quindi mi sono costruito questo aggeggio che non è altro. Sì, ormai io lo conosco bene, quindi per me è diventata una cosa di routine, un sistema per far vibrare l'acqua che è un altoparlante su cui sono stati collocati dei contenitori. Ecco, vedi, questa qua per esempio ha 4 parti principali più una centrale. Questa è una frequenza di circa 12 Hz, bassissima, e lì l'acqua si muoveva appena appena. Quello che è molto molto interessante è che l'acqua normalmente la si fotografa in superficie ed è bidimensionale, cioè è piatta. Nel momento in cui applichi una frequenza, lei inizia a muoversi e diventa tridimensionale, quadrimensionale. Gianna diceva veramente ci sono 5 dimensioni, ci sono veramente tutte, perché sono foto queste qua ad alta definizione, se si potesse andare ad ingrandirle, e mi spiace di non averti mandato dei fotogrammi ingranditi, tu potresti entrarci dentro, crea dei cunicoli, dei passaggi che una persona si perde. Esattamente come si può perdere guardando un mandala nel percorrere tutte le strade che l'acqua riesce a riprodurre attraverso il suono. Eccolo qua, questo è bassissimo, queste ce ne sono 3, qui siamo attorno agli 8 Hz, quindi ecco, proprio molto molto bassi. Se posso permettermi di intervenire, le immagini ci mostrano ovviamente che più le frequenze sono basse e più le forme sono semplici.
più le frequenze sono alte, più andiamo in forme sempre più complesse, mondi complessi, no? Quindi più alta è la vibrazione e più andiamo a complessizzare queste forme. Sino a quando, ha detto Renato, a un certo punto tu alzi queste vibrazioni, ma l'acqua non regge più, quindi non riesci più a distinguere le forme, è come se dovessimo passare ad un livello superiore. A fare uno switch che in questa dimensione non riusciamo a fare con, come dire, i mezzi che abbiamo, anche con la capacità ottica che abbiamo di ricevere, no, queste informazioni e queste forme, queste immagini. Ovviamente questi sono degli esperimenti che sono stati portati avanti negli ultimi due secoli e mezzo, perché insomma il primo a sperimentare un po' tutta quella che è la cimatica dell'acqua, perché così si chiama la cimatica dell'acqua, è proprio una branca dell'acustica che ci parla del chima vuol dire onda, e quindi come le onde acustiche riescono a creare delle forme nella materia. Beh, il primo è stato questo Ernest Chladni, che ancora nel 1780, aveva visto che un archetto di violino passato su una lamiera dove sopra c'era della polvere molto fine, ovviamente creava delle forme. Quindi la vibrazione di questo archetto, come se io invece del violino suonassi questa lamiera, produceva delle forme, ed erano delle forme sempre più complesse, ovviamente, man mano che le frequenze salivano. Ed erano delle forme che cambiavano, perché ovviamente se muovevo un po' l'archetto e quindi cambiavo la frequenza, anche queste forme variavano. Sì, da delle forme molto semplici, quindi quadrangolari, poi si andava ovviamente a complessizzare sempre di più, a creare dei pentagoni, degli esagoni, ottagoni, eccetera, per andare a forme sempre, sempre più varie. Dopo tutto questo è stato un po' sospeso, è rimasto lì tutto questo studio, no? Fino a quando poi è stato ripreso invece, intorno al 1960 invece, da Hans Jenny, che... Scusa un attimo, Gianna. Quello che, finché restiamo su questo argomento, quello che è veramente interessante è la riproducibilità. Sì. Ogni volta che tu utilizzi quella frequenza, il disegno è sempre lo stesso. Non c'è una variazione con altre forme, ma resterà sempre questo. Quindi vuol dire che il suono ha questa forma, utilizzando l'elemento acqua o utilizzando l'elemento sabbia. Scusa dell'intervento. No, è perfetto. Il suono ha una forma, ovviamente. Quel suono ha quella forma, quindi è tutto molto geometrico, quindi matematico, e quindi certo. Qua ovviamente possiamo riagganciarci e ricondurci a tutta quella, ovviamente a quegli studi anche pitagorici, no, che ci parlano di ritmo, di frequenza, ovviamente, di come tutto sia numero, e quindi anche qui di come ci siano delle varianti, delle variazioni degli intervalli che generano ovviamente delle forme. Ma soprattutto tutti questi studi, soprattutto quelli che sono stati fatti da Hans Jenny nel 1900 e che hanno dato vita davvero alla cimatica, ci raccontano qualcosa di ancora più importante, secondo me, ovvero che tutta la realtà è generata da delle vibrazioni che danno forma ovviamente alla materia e danno un certo tipo di forma. Quindi delle frequenze che hanno un certo tipo di ritmo, non so, penso a Fibonacci, mi ovviamente mi dà vita al Nautilus, no? E quindi a queste forme spiraliformi. Però invece delle frequenze molto basse, che sono ad esempio quelle che abbiamo visto prima, no? Un po' quadrate, sono quelle che mi danno forma, per esempio, alla pirite. Uno dice, ma come mai la pirite è cubica? Perché? Perché là sotto, dove si forma in migliaia di anni, semplicemente c'è questa frequenza che continua ad andare e dà forma proprio a questo aspetto cubico. Esatto, quindi dà forma alla materia.
Sì, dà forma alla materia, sì. E così come tanti altri, ovviamente, minerali invece hanno delle forme differenti, proprio per questo motivo, perché le frequenze cambiano e più le frequenze aumentano e più anche la complessità di questi cristalli, certo, ovviamente, no, diventa sempre più appunto complessa. Sì, 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 molto molto complessa. E certe forme, soprattutto quelle fatte sulla sabbia, hanno delle complessità veramente altissime, perché lì andiamo a 11.000 Hz e più su ancora, e diventano sempre, ma sempre più, hanno delle volute talmente grandi e molteplici che veramente, cioè, si fa fatica anche a contarle. E tutto questo ci riporta a ogni volta che entriamo, per esempio, su una chiesa, vediamo i rosoni delle chiese, sì, queste immagini assomigliano veramente a questo. E lì un rosone dove è passato dalla luce da fuori che arriva dentro, che tipo di frequenza porta all'interno? Quindi ci sono tante domande che potremmo farci adesso che abbiamo capito che il suono, la frequenza ha una sua forma e la luce del sole ha una sua frequenza, passando attraverso i rosoni si va a variare, a modificare per entrare nel luogo sacro e irrorarlo di una frequenza particolare. Mi viene da dire anche che probabilmente i semi stessi di fiori e piante, ovviamente, certo, anche lì sottostagono a delle frequenze. Per questo un fiore ha un certo tipo di forma, e vediamo quanta similitudine c'è anche qui, no? Tra alcune forme degli yantra mandala d'acqua, ma così come dei rosoni e quant'altro, e vediamo come tutta la natura sottostai appunto a queste frequenze. Ecco, gli studi che si stanno portando avanti in questa direzione ci parlano in qualche maniera, non dico che spiegano, perché insomma, per fortuna la vita è ancora un mistero, per fortuna, però magari ci suggestionano su quella che potrebbe essere l'origine anche matematica appunto di tutta l'esistenza. E questi esperimenti con l'acqua lo mostrano chiaramente anche quanto noi stessi possiamo riportarci in equilibrio attraverso queste frequenze, un certo tipo di frequenze, non solo acustiche, perché la frequenza mi arriva anche guardando un'immagine, cioè se io guardo un rosone o guardo uno yantra mandala d'acqua o guardo un fiore, mi arriva la frequenza di quel fiore, di quel rosone, di quello yantra mandala d'acqua. Mi arriva dentro e in qualche modo, con dei tempi ovviamente differenti rispetto a quella che è la percezione acustica, comunque vanno ad informare tutte le mie cellule, perché in realtà l'immagine non è altro che la trasposizione più fisica di una frequenza acustica. E questa è la cosa anche interessante. Quindi abbiamo due sistemi. Sì, abbiamo due sistemi, riusciamo a sentire il suono e nello stesso tempo lo vediamo. Quindi aumentiamo la sua complessità dentro di noi. E quindi quel tipo di frequenza attraverso gli occhi arriva dentro di noi e inizia a rimettere a posto delle cose. La stessa frequenza arriva attraverso l'orecchio, quindi attraverso l'udito va a sommarsi con la vista e riesce ad andare a riequilibrare, a riportare in uno stato di benessere alcune parti di noi, insomma. E qua ci riagganciamo anche a tutti gli ultimi studi che vengono fatti proprio dai meriti professori. Esatto. Sì, come Carlo Ventura, come Amadeo Forlan e come tanti altri che stanno guardando a come le arti in generale, quindi la musica, ma anche il teatro, la pittura, le performance e così via, influenzano il benessere delle persone. Perché? Perché in realtà attraverso determinate vibrazioni che sono sia acustiche sia ovviamente visive, ma anche proprio accettive, quindi un qualcosa che mi arriva, no? Io penso magari
ad una performance dove magari vengo toccata, no? Vengo sfiorata da degli elementi, vanno a portare in coerenza cardiaca, cioè in una coerenza di benessere, tutto il mio sistema cellulare. E quindi anche tutto il mio corpo è influenzato positivamente da tutte queste arti in genere. E quindi hanno visto gli scienziati, ti parlo di Carlo Ventura, che da tempo lavora, lui è un cardiologo che ovviamente sta facendo degli esperimenti incredibili ed è probabilmente vincerà anche il Nobel per questo, no? Perché insomma sta facendo proprio degli studi sulla rigenerazione cellulare, e questa rigenerazione cellulare è data anche dalle frequenze artistiche, nel senso che quando io sto bene tutte le mie cellule riescono a ripristinare la loro armonia, il loro assetto originario, e quindi posso davvero stare divinamente. Carlo Ventura è quello che sostanzialmente ha fatto un esperimento importantissimo, ha preso delle cellule di grasso, diciamo così per semplificare, le ha bombardate con quelle che sono le frequenze cardiache, delle cellule cardiache, perché ovviamente ogni nostra cellula, ogni nostro organo ha una sua frequenza, vibra in un certo modo, il cuore, il fegato vibrano ovviamente in modo differente, sono organi diversi, no? Una cistifellea mi vibra in maniera differente di un polmone. E ovviamente se il polmone sta male, non è che gli butto la frequenza della cistifellea, le metterò la frequenza del polmone per andare a ripristinare l'armonia che è stata in qualche maniera, che è venuta meno, no? E Carlo Ventura ha quindi bombardato queste cellule di grasso con delle frequenze cardiache, e dopo 2 o 3 giorni queste cellule di grasso cominciano a pulsare, diventano cellule cardiache. E questa è la cosa meravigliosa, no? E quindi per quello è importante la cimatica dell'acqua, e per questo tutti questi esperimenti della seconda metà del Novecento in qualche maniera hanno fatto luce su come si formano tutte le cose grazie a queste frequenze. Poi chi manda la frequenza originaria, questa non si sa, probabilmente è il grande creatore, perché se c'è un creato c'è anche un creatore, no? Sostanzialmente, no? Che avrà tutte le frequenze, è un emettitore incredibile di frequenze questo creatore, e lo siamo anche noi, perché ovviamente questo creatore è anche dentro di noi, e anche dentro di noi noi siamo anche questa divinità, questo apostrofo io, e tutti i pensieri che emettiamo lo sappiamo, perché Masaru Emoto ce l'ha fatto anche vedere, no? Con tutti gli esperimenti, sì, con il riso e quant'altro, ci ha fatto vedere che tutti i nostri pensierini hanno un grande potere per farci star bene o farci stare meno bene, e abbiamo un grande potere di creare la nostra realtà, perché ovviamente non solo in qualche maniera influenziamo tutte le nostre cellule, ma emettiamo, siamo delle antenne emettitori anche noi. E quindi se io ho dei pensieri negativi, ovviamente creo una realtà che non è proprio delle più belle. Invece se ho dei pensieri, delle attitudini positive, creo una realtà per lo più positiva. Quindi se qualcosa non mi piace nella mia vita, non è che me la posso prendere col picco pallino. Mea culpa, mea grandissima colpa. Cioè, nel senso, sono io che genero la realtà che vivo. Se qualcosa non mi va, dovrò cambiare le frequenze che ho dentro di me e che ovviamente vanno a creare la realtà fuori. Per questo questi piccoli esperimenti, anche portati avanti da Renato, sono importanti, perché ci sviscerano tante cose della costruzione, no? Cosiddetta metafisica della realtà. In realtà è molto fisica anche, non solo metafisica. È anche molto fisica, perché proprio sono delle vibrazioni che vanno a creare, a generare forme, coincidenze, incidenti oppure cose belle, incontri. Questa è, cioè, abbiamo un grandissimo potere, e tutto questo ce lo mostra anche attraverso questi esperimenti incredibili. Difatti tu hai parlato prima di arte. E queste immagini io le considero arte, sono immagini artistiche che
che sono la trasposizione delle nostre, potrebbero essere la trasposizione delle nostre emozioni. E questo fa sì che ricominciamo a riprenderci in mano la nostra capacità di introspezione, e dovremo ritornare a guardarci dentro, perché il suono va a muovere qualcosa, allora io come lo posso esprimere? Attraverso l'arte. L'arte è la voce dell'anima. Se io riesco a contattare la mia parte più interiore, magari riesco a far uscire da me una parte emozionale che mi permette di creare qualcosa che ognuno che va a vederla o che riesce a entrarci in contatto può ricevere. La mia emozione viene portata ad altri che ne possono fruire. E quindi in tutto quanto questo siamo passati anche attraverso la parte meditativa, e nel libro c'è una parte in cui ci sono delle meditazioni su ogni chakra, quindi l'armonizzazione. E lì ci siamo accorti di una cosa un po' particolare, proprio parlando di frequenze. Di solito chi fa un'armonizzazione dei propri chakra, che sono questi centri energetici che abbiamo nel nostro corpo, parte dalla parte musicale e dice: beh, guarda, utilizziamo le vocali e le andiamo a collocare su ognuno di questi cantandoci e portando l'attenzione su questo punto. E cosa succede? Succede che se dobbiamo cantare, naturalmente utilizzeremo delle note. Allora, per essere uniformi in tutto, hanno deciso che il Do era la nota principale per partire, dandogli anche la possibilità di metterci un colore sopra. Quindi ci hanno messo il rosso. E noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo provato a vedere, ricercando anche su altre realtà, cosa succede se io innalzo la frequenza del Do. Allora, questa frequenza, che ha un suo numerino, la alzo oltre le 40 ottave. Per chi non è pratico, un'ottava sono 8 note: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Quindi da Do a Do sono 8 note, questa è un'ottava. Per 40 volte su, in una parte di suono che oltrepassa l'udibile e diventa ed entra nell'universo dei colori. Bene, il Do non diventerà mai rosso. Il Do passa per tutta la sua serie di colori, ma se deve rimanere un Do, diventerà verde. Allora a quel punto lì cambia totalmente la nostra relazione fra suono e la nostra parte energetica. Per farlo diventare rosso noi dobbiamo utilizzare un Sol, quindi partire dal Sol. E ricercando ci siamo resi conto che il Nada Yoga, che è lo yoga del suono, utilizza proprio questa tecnica. Quindi vuol dire che anticamente lo sapevano già. E allora la nostra parte meditativa che c'è all'interno del libro, e lì ci sono anche i QR code per scansionarli e raggiungere un sito dove ci sono appunto le meditazioni, le immagini, i filmati, e partono da questo concetto: coerenza fra suono e colore. Ogni suono portato all'ennesima potenza, cioè quindi entrando, come ho detto prima, nell'universo del colore, diventa un colore. Ecco che allora ribaltiamo un po' la situazione che esiste tuttora. Sì, più che altro nel mondo così olistico, nel mondo anche dello yoga in particolar modo, di solito si associa il primo chakra con il rosso e quindi con il Do, il secondo con l'arancione e il Re e così via. In realtà appunto non è proprio così. Vabbè, sono delle convenzioni, però forse quella più corretta, quella che anche noi abbiamo utilizzato, ma che è antichissima e quindi si rifà al Nada Yoga, appunto ci dice che il rosso non è un Do, ma è un Sol. Ed è interessante questo perché appunto era già conosciuto, come diceva Renato, no? Sono tutte cose che noi
stiamo riscoprendo, ma c'era una saggezza antica che evidentemente aveva forse delle tecnologie o forse delle connessioni maggiori e un'attenzione davvero più puntuale a tutte queste corrispondenze, perché di corrispondenze andiamo a parlare. E poi riprendendo quello che ha detto Renato proprio sull'arte, beh, sapete, io non un grande amor di più, no, di più. Io, insomma, arrivo da una formazione artistica, mi occupo d'arte, ogni settimana vado a vedermi tutte le mostre possibili e immaginabili che ci sono in giro. Ve lo garantisco, e, cioè, se le va a vedere tutte. Sì, e lavoro spesso con le persone, con i gruppi, in particolar modo proprio con i processi artistici trasformativi, cioè utilizzo l'arte proprio per andare a vedere cosa anima mi sta raccontando, no? Al di là di quello che io mi racconto, in realtà, no? L'anima poi parla attraverso segni e simboli, attraverso colori, attraverso forme, senza che io ci metta la parte più razionale. E quindi io stessa, nel senso chi fa il lavoro, resto stupita di quello che emerge dalla mia anima, perché mi racconta qualcosa che io magari non avrei mai pensato. Ed ecco che appunto l'arte è davvero uno strumento importantissimo, tra l'altro bellissimo, che ti fa stare proprio bene, per riarmonizzarci. Per cui senza andare magari a trovare troppe similitudini, anche se vuoi scientifiche, a volte semplicemente andare a teatro, ad un concerto, ad una mostra, mantiene il tuo benessere, perché ti nutri di colori, di frequenze che vanno a parlare direttamente con anima e a portarla in coerenza con tutto il tuo essere. Per quello, insomma, l'arte davvero può salvare il mondo, e nonostante così la tendenza contemporanea o di un certo sistema è quello di mettere da parte le arti a favore invece magari delle tecnologie, no? Della tecnè, che è un po' senza anima invece, ci racconta molto anche del fatto che forse un certo sistema non è che vuole proprio il nostro benessere, perché se volesse il nostro benessere invece incentiverebbe proprio la nostra artisticità, il fatto di suonare, dipingere, mettere tutto sul razionale invece di puntare su un futuro, come dire, computerizzato, ecco, no, ma non ho niente contro il computer, però intendo dire che bisognerebbe andare di pari passo e riportare in auge anche le arti in genere, perché sono un grande motore di benessere. In questo libro ho cercato, un po' nella mia introduzione anche, di mettere insieme quello che è l'aspetto un pochino più scientifico con quello più artistico, anche basandomi su tutti quegli studi anche che la computer grafica ha potuto manifestare e mostrare su quelle che sono le correlazioni tra numeri, diciamo, e natura, e penso a tutto il lavoro di Mandelbrot con i frattali, che ci ha mostrato l'omotetia interna, no? Di tantissima biologia, di tantissimi elementi naturali, che se presi nella piccola parte ovviamente mostravano il tutto, e questo era riproducibile attraverso degli algoritmi. Quindi diciamo che anche la matematica ha cercato in alcuni momenti di vedere l'aspetto artistico della matematica stessa e quindi della natura, e al contempo anche noi attraverso proprio le arti cerchiamo invece, facciamo il lavoro contrario, partiamo dall'arte per cercare un pochino la matematica, no? Quella parte del ritmo che è alla base di tutto. Quindi che arrivi da una parte o dall'altra, diciamo che le due cose si incrociano e certo, che alla fine tantissima bellezza è data proprio dal numero, dai numeri, e quindi dalle frequenze che sono alla base del creato. D'altra parte non smetterò mai di ricordare che nella Bibbia stessa si dice che all'inizio fu il verbo, e il verbo dimorava presso Dio, il verbo è la vibrazione ovviamente,
è un pensiero, una vibrazione che si fa anche parola, che si fa logos e quindi poi alla fine che si fa anche proprio forma. E allo stesso tempo per tutto il mondo indovedico abbiamo come base, come matrice della creazione questo Om, questa vibrazione archetipica che è alla base di tutto il creato, e ovviamente da questa vibrazione archetipica, da questa vibrazione madre, poi si diramano tutta una serie di altre vibrazioni che sono quelle che ovviamente danno forma nella multidimensionalità ai tanti mondi possibili, perché ovviamente non è che abbiamo solo questo mondo, però sì. Ce ne sono parecchi. Ce ne sono tanti. Io che mi occupo di sciamanesimo, insomma, almeno tre fondamentali le abbiamo. Poi, insomma, quando parli con le persone che praticano, insomma, ci sono tanti mondi possibili, no? E tante frequenze che ovviamente danno forma anche a questi mondi possibili. Il libro Yantra Mandala d'Acqua vuole essere un piccolo contributo, ovviamente, alla scienza artistica dell'acqua, proprio alla scienza artistica dell'acqua. Artistica. Sì, artistica dell'acqua. Ci perché sono anche dei filmati, non so se vogliamo far vedere i filmati. Sì, perché Renato ha fatto dei bei lavori, quindi se riesce a mandarne uno, ben volentieri, così vediamo anche. Ma iniziamo con questo sul verde. Ecco, qui stiamo vedendo veramente l'acqua che vibra. Le aggiungiamo un po'. Lei sta prendendo forma. Quello che a me fa veramente, mi entusiasma, è vedere la potenza che c'è dentro a questa immagine, nel senso che anche quando sembra che sia ferma, si vede l'energia che si muove. Non riesci a bloccarla, la vibrazione è c'è sempre e crea un grande movimento. Ci lascia senza parole. Ti faccio vedere un altro, questo qui sulla scuola. Sì. Ecco, questa è, vi svelo la parte che c'è dietro. In questo filmato qui stavo provando a vedere quali colori potevano essere i migliori, insomma. E ho fatto una carrellata di varie frequenze. Partiamo da frequenze basse, dai 10 Hz in su. È bello, notate le forme che si creano anche al centro, queste al centro geometriche sono incredibili. Questo asterisco che a volte si alterna. Vi garantisco che l'acqua, farla, cercare di tenerla ferma è una cosa che fa andare fuori di testa, no? Lei continua a muoversi perché devi trovare il momento esatto per riuscire a riprodurre questo. Sembra ferma, ma vedete come vibra sotto. Guardate il rosone. Questo è un rosone bellissimo. Con questo ottagono all'interno, lo vedete? Guardate l'immagine che c'è al centro, come resta ferma, come si è creata. Quindi, ritornando al concetto della creazione, del verbo che inizia a creare.
e questa è acqua, e lo si vede quando poi si ferma, eccola qua, ritorna ad essere una superficie liscia e ferma. Che poi, a proposito di colore verde, mi viene in mente, non so se c'entra, Roll, che parlava Roll, di sì. Quinta musicale. La quinta musicale. Legata al colore. Sì, sì. E lì bisogna sperimentare, perché lui ne ha preso paura di ciò che succedeva. E quindi ha detto, no, 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 lui non l'ha più sperimentata. Però effettivamente... sarebbe una combinazione da iniziare a sperimentare, provare a vedere cosa succede. Calore, il colore verde e la nota sol, la quinta musicale in pratica. L'alchimia. Andiamo avanti, bene. Sì, visto che ci siamo. Sì, grazie. Prima dicevo che per tenere ferma l'acqua si lavora sul volume della frequenza che sta facendo vibrare. La frequenza resta stabile, però è il volume che vado a regolare. Se sbagli il volume, tutta l'acqua che c'è all'interno di questo contenitore qua te la ritrovi per la stanza. E quindi c'è un solo momento in cui si ferma, o perlomeno tenta di star fermo. Vabbè, questa pulsazione che è fantastica. Che lei continua a voler muoversi, invece la costringe attraverso un volume adeguato a restare lì ferma. È un elemento vivo, c'è poco da fare. Quest'acqua agisce anche all'interno di noi in questo modo. Certo, certo. È quello che ha detto la Gianna all'inizio, dobbiamo sempre pensare che ogni suono che fa muovere questi mandala d'acqua, poi lo stesso suono agisce dentro di noi, ma qualsiasi suono. Abbiamo visto attraverso Masaru Emoto che non c'è solo il suono, ma c'è anche il pensiero, che è sempre frequenza. Quindi il pensiero, la preghiera, la scrittura stessa, cioè le parole scritte, generano una frequenza a livelli che noi non riusciamo a percepire, perché il nostro udito arriva fino a un certo punto, quindi arriva dai 20 Hz ai 22.000, quando siamo appena nati, dopodiché piano piano inizia a calare. Oltre a questo c'è tantissimo altro e noi non riusciamo a percepirlo, però ci sono elementi che riescono a farlo. Ecco gli angioletti che si muovono e battono le ali. Se questa cosa è bella, la stessa frequenza che muove la nostra acqua è una frequenza bella e quindi stiamo bene. Wow. Io mi meraviglio sempre di queste immagini. Che poi alla fine è come se diventasse un ologramma, è come se tu lo vedessi tridimensionale, si alza, dentro lì c'è tutto, c'è lo spazio, la profondità, c'è il tempo, c'è veramente una cosa che a me emoziona sempre, ogni volta. Quindi ecco, Pier, se quella frequenza fa quell'effetto lì su quelle poche gocce d'acqua, perché in realtà noi le vediamo grandi, ma posso assicurarti che è un tappino grande così, un tappo di bottiglia praticamente, poco più, un tappo di bottiglia è la parte centrale, è un pochino più grande quello intorno, dove lui proprio con questa telecamera lì sopra va a riprendere questo movimento. Però se quella frequenza provoca quella
bellissima fantasia di immagini, no? Questo movimento in quell'acqua lì, figuriamoci nella nostra. Quindi noi poi l'abbiamo portata, abbiamo portato le immagini che abbiamo scelto delle varie esperienze, dei vari esperimenti che Renato ha fatto, abbiamo scelto alcune immagini, tre per ogni chakra, con il colore corrispettivo, quindi rispetto al Nada Yoga anche, e poi ci abbiamo messo anche dei pensieri, quindi delle vibrazioni che possiamo ripetere, quindi dei pensieri che possono diventare delle parole che vanno ripetute, e sappiamo che il verbo crea, la parola crea, è grande, la parola è la grande bacchetta magica della creazione sostanzialmente, infatti tutte le formule magiche sono formule appunto parlate, e gli incantesimi nascono invece da incanto, cioè dal cantare anche, quindi sono parole cantate, quindi il grande potere proprio della parola è quella di creare. Il primo potere è quello del pensiero, perché ovviamente prima di parlare in un certo senso lo devo pensare, e di conseguenza andando a modificare piano piano questi pensieri attraverso delle ripetizioni, attraverso delle frasi ripetute che diventano come dei mantra sostanzialmente, noi andiamo a modificare la nostra acqua interna. Se poi in più ci mettiamo anche tutta la visione di queste immagini e magari anche la frequenza stessa che le ha generate, diciamo che c'è un gran lavoro sulla nostra acqua interna e quindi anche su questo benessere che piano piano va a invadere lentamente tutto il nostro corpo. Certo, bisogna mantenerlo, perché bastano due o tre pensieri negativi per mandare in casino tutto quanto. Cioè. Quindi bisogna mantenere il più possibile questo assetto, che è il grande lavoro di ognuno. Il lavoro personale è quello del controllo del proprio pensiero, che è anche quello che insegnano tutte le discipline, da est a ovest, quindi voglio dire, no? Da qualsiasi latitudine tu prenda gli insegnamenti, quelli sono, devi controllare il tuo pensiero. Poi ci sono tecniche e tecniche per farlo, questa è un'altra metodologia per poter in qualche modo aiutarci a mantenere delle frequenze ottimali per stare bene, per generare la realtà che davvero vogliamo, non quella che non vogliamo. Perché il grosso casino qual è? Che quando abbiamo i cricetti in testa che cominciano ad andare, spesso questi cricetti qua, cos'è che fanno? Si soffermano su quello che non vuoi, non su quello che vuoi. E allora poi cos'è che crei? Quello che non vuoi, ovviamente. Poi ti lamenti. No, ma sono stati i tuoi cricettini interni che hanno creato questa cosa. Allora, il primo controllo è quello di ascoltare il pensiero che ho e di modificarlo immediatamente, appena mi accorgo, ovviamente, che i criceti negativi stanno prendendo sopravvento e stanno girando impazziti nelle rotelline. La parola è la parte fondamentale. Sì. Sì, sì, la parola è la parte fondamentale, quindi posso fermare questo pensiero, certo devo essere presente a me stessa, sempre il solito piccolo punto, piccolissimo, la presenza. Se non c'ho quella, non vado da nessuna parte, perché non posso neppure accorgermi che sto pensando cose che non vanno bene, quindi non posso bloccarlo, non posso sostituirlo. Quindi la presenza è la prima cosa. Aiutarci nella presenza, nel guardare queste immagini, nell'ascoltare anche queste meditazioni che abbiamo registrato con Renato e che sono disponibili, eccole qua, con i QR code, quindi abbiamo le immagini, abbiamo la meditazione da fare, te la puoi anche ascoltare, e questo ti aiuta a essere un pochino presente e quindi a modificare pian pianino. E tutte le musiche che ci sono fatte in coerenza con il colore, quindi partendo da quella nota fondamentale, come dicevo prima, insomma. Certo, quindi è importantissimo, andiamo a lavorare a livello vibrazionale, capite, sempre di più, perché questo è il presente e ovviamente anche il futuro. La cosa bellissima è che tante volte con i gruppi di sciamanesimo facciamo dei viaggi
nel futuro, no? In quello che si chiama il futuro, in realtà è sempre tutto qui presente, però insomma, in quello che chiamiamo futuro. E andiamo a vedere come si curano le persone nel futuro. Beh, gruppi a cui non si dice nulla, no? Semplicemente si va nel futuro e si vede come si curano. Si va a guardare. Si va a guardare. Beh, tornano tutti con le stesse indicazioni in maniera un pochino differente. Allora, ci si cura con la luce, l'acqua e le vibrazioni. E non sto scherzando, non lo sto dicendo per, come dire, avallare la tesi di questo libro, ma semplicemente per è proprio così. Tutti tornano ovviamente con modalità un po' diverse, ma questi sono gli elementi di riequilibrio del futuro. Non tanta roba, poche ma buone, cioè quelle principali, sì, quelle che sono sempre state all'origine, che saranno anche nel futuro. Nel futuro. Sì, molto interessante, però vorrei chiedere una cosa a livello tecnico, anche se non so se... Renato, allora, Renato, sì, tecnico. Grazie, Renato. Dimmi. Quando tu fai queste sperimentazioni con l'acqua, quanto tempo ci vuole in modo tale che l'acqua entri praticamente nella vibrazione giusta? Un secondo. Ah, praticamente... È immediata. È immediata, l'unica cosa che porta via un po' di tempo è la regolazione, come dicevo prima, del volume, perché la frequenza, c'è un generatore di frequenze e quindi tu imposti la frequenza che vuoi, questa parte, e a seconda della sua altezza, devo regolare l'intensità della frequenza stessa, perché altrimenti l'elemento acqua non riesce a stare fermo. Come all'acqua piace ballare, e una persona quando balla si muove e va in giro per la stanza, per la sala da ballo. L'acqua invece vorrei che restasse dentro al contenitore, quindi devo abbassare il volume. Allora è come se tu fossi lì e batti solamente il piede e vedi solo una parte di quello che può fare quella frequenza su quel piccolo tappino che c'è, e quindi regolando il volume io posso farla rimanere dentro lì, lei si esprime per quello che può in quel contenitore, dopodiché puoi cambiare frequenza, ma devi sempre avere una relazione fra frequenza e intensità delle frequenze stesse, insomma. Quindi il volume è fondamentale. Il volume è fondamentale per questo esperimento. Se tu invece vuoi avere un classico bagno di suono, come quelli che fa la Gianna, i bagni di gong, queste cose qui, allora tu lì puoi alzare, perché hai una struttura, noi abbiamo una struttura che deve essere in qualche maniera attraversata dal suono. Ecco che allora il volume è importante. Comunque la frequenza c'è sempre, sia che abbia un volume basso, sia che abbia un volume alto. Siamo in conclusione. Non so, volevo se solo volevi dire una cosa, Pier, posso? Che Renato diceva appunto che l'acqua ama un po' muoversi, ballare. Ecco, io volevo solo dire una cosa, che in questo tempo un po' particolare, un tempo un po' denso, un po' di trasformazione, di grande cambiamento, ecco, l'acqua può essere una grande maestra, e quindi dobbiamo imparare dall'acqua quelle che sono le sue caratteristiche. Dobbiamo imparare ad essere acqua, cioè ad essere fluidi, ad essere costantemente in movimento, a non avere una forma così definita, ma riuscire anche a cambiare forma a seconda dei contenitori e dei contesti che ci contengono. Meglio dell'acqua che sia adatta a qualsiasi, esatto, contenitore. Esatto. E imparare proprio a fluire, a trovare nuove strade, perché quando trova un ostacolo l'acqua ci gira intorno, va sotto, ci va sopra, insomma, trovare nuove strade. Ecco, è un piccolo così invito a tutti noi a ricordarci che possiamo anche noi collegarci allo spirito dell'acqua, alle frequenze dell'acqua, a diventare acqua noi sempre di più, proprio come insegnamento. Quindi impariamo a fluire,
impariamo a trovare nuove vie, impariamo proprio a non avere una forma troppo definita, non definirci troppo, perché ogni volta che ci definiamo ci finiamo anche, e ad essere aperti veramente a nuove possibilità e a fare come l'acqua. L'acqua è un grande veicolo di informazioni, veicola tutte le informazioni a memoria. Ecco, che anche noi possiamo essere dei veicoli di nuove informazioni, di nuove forme vuol dire, di nuove forme, sì. E non di quelle che vogliono gli altri, ma forme di una coscienza più elevata, che sia rispettosa e sempre più allineata con la natura e anche con dimensioni verticali, verticali. Ecco, è un piccolo invito, imparare dall'acqua, perché davvero è una grande, grandissima maestra. Grazie Gianna, grazie Renato. Se volete dare, non so, dei riferimenti, i vostri siti internet. Beh, il mio semplice è giannatessaro.it. Semplice, si trova un pochino quello che faccio, poi faccio la pagina Facebook dove però metto un pochino di più i miei viaggi, i miei giri, le cose così, i pensieri che mi giungono, ecco. E poi i nostri libri, adesso, come dire, ce n'è uno mio in lavorazione, uno con Renato anche lì in lavorazione, adesso vediamo, insomma, un po' di novità. Esatto. Un po' di novità all'orizzonte. Sì, esatto, esatto. Per me invece mi trovate su Facebook sotto il mio nome e sotto Poletto Renato ed eventualmente Poletto Renato e Le Vie del Suono. Questi sono i due punti dove ogni tanto riesco a mettere dentro le novità e le cose che diventano interessanti. Questo è importante. E poi spesso ci trovano in giro insieme, un po' con la musica delle piante, con il gong, con gli yantra mandala d'acqua, insomma facciamo un po' di cose. Prossimamente saremo anche con il canto, a Padova, dove faremo suonare le rose. Le rose. È un bellissimo evento per il comune di Padova. Insomma, tante cose carine che si stanno approssimando, soprattutto poi con la bella stagione. Ecco, saremo un pochino di più all'aperto, più all'esterno. Sì, perché ormai al chiuso ci siamo stati parecchio, quindi bisogna adesso uscire. E poi la butto lì, c'è un grande progetto con Renato che sicuramente andrà in porto nell'arco di Lottanto, che è una mostra sull'acqua e la musica, quindi vedremo. Questo sì, questo è un progetto, è un sogno che stiamo tentando di portare avanti, che è proprio riuscire a portare a tutti, anche a chi non ha mai affrontato questo argomento o che lo vede per la prima volta, una mostra con tutte le foto, i filmati e l'interagire direttamente con l'acqua stessa. Le video installazioni. Le video installazioni, esatto. Sì, delle cose belle proprio, ecco, insomma. Quindi ci sono alcune cose che stanno venendo avanti, belle proprio, molto molto belle. E ringrazio anche te, Pier, davvero per te, la Vivi, per il tuo lavoro che state facendo, per questi inviti, per la vostra presenza e per tutto l'amore soprattutto che mettete in quello che fate. Grazie a voi. Sicuramente ci vedremo ancora prossimamente. Grazie a tutto il pubblico che ci ha seguito questa sera e chi vedrà in differita questa bellissima puntata dedicata all'acqua. Grazie a Gianna. Grazie. Grazie.